Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Un serpentone composto da centinaia di taxi ha invaso Bologna per lo sciopero e la manifestazione organizzati dopo il fallimento del tavolo di trattativa con il comune sui temi di mobilità, cantieri e tariffe. Traffico in tilt per tutta la mattina, poi il corteo si è concluso in Piazza Maggiore, occupata dalle auto bianche. Mattia Santori parla di spettacolo indecente, mentre il centrodestra sta con i tassisti. Vi chiedo di aiutarmi a liberarmi dall'ossessione per Alessandra che tuttora mi assale, lo ha detto ai magistrati Giovanni Padovani, il calciatore 27enne in carcere per aver ucciso lo scorso agosto l'ex fidanzata in un agguato sotto casa in via dell'Arcovegio a Bologna. Il giovane è stato trasferito dalla Dozza in un reparto psichiatrico del carcere di Piacenza. Più di 30.000 prodotti cosmetici non sicuri o comunque irregolari sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nei controlli svolti al Cosmoprof, la kermesse internazionale che si è appena conclusa alla Fiera di Bologna. Erano in stand riconducibili ad aziende asiatiche, trovati anche una trentina di lavoratori non in regola. La situazione è sotto controllo e noi ci impegniamo affinché nessuno resti senza il medico, così il direttore generale dell'ASL di Bologna Paolo Bordon rassicura sulla carenza dei medici di base che rischia di lasciare sguarnite intere zone del bolognese, soprattutto in Appennino a causa di una situazione di emergenza a livello nazionale. Troveremo soluzioni adeguate per garantire l'assistenza primaria ai cittadini, conclude Bordon. Metteranno in pratica i loro studi restaurando pezzi pregiati del patrimonio pubblico, a cominciare dai portici patrimonio UNESCO. Una cinquantina di studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna saranno impegnati in 5 cantieri di riqualificazione della città, tra questi il portico Ligneo di Palazzo Grassi in via Marsala e una porzione di portico affrescato nella stessa via Belle Arti. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. In apertura parliamo di questa protesta dei tassisti, dello sciopero dei taxi che è stato messo in atto anche oggi, oggi anche nella città di Bologna, diciamo così, soprattutto per questioni che riguardano un tema locale, perché un serpentone di 250 taxi, un serpentone bianco per così dire, si è snodato per protesta dalla Fiera fino a Piazza Maggiore, ha letteralmente mandato in tilt il traffico cittadino. Ricordiamo che questa protesta doveva essere messa in atto prima durante il Cosmoprof, poi i sindacati dei tassisti hanno scelto, proprio per non bloccare la città in giorni cruciali per l'economia di Bologna, hanno deciso di posticiparlo alla giornata di oggi. Vediamo il servizio. In mezzo a questo rumore assordante di strombazzamenti parte la fila di oltre 200 taxi di Bologna da Piazza della Costituzione davanti alla Fiera, al centro di Bologna, Piazza Maggiore, dopo la rottura del tavolo delle trattative con il Comune, perché i tassisti volevano dire la loro diciamo sulle modifiche della viabilità, sulle tanti cantieri che costelleranno Bologna nei prossimi mesi, e dunque il tavolo delle trattative si è rotto. Questa è una delle prime risposte. Il rischio però è di un'escalation, potete pensare 250 taxi più o meno in coda dalla zona Fiera a Piazza Maggiore, che tipo di disagio possa portare, dicevamo, il rischio di una escalation che non si sa poi dove possa portare, se non tanto disagio per i cittadini. I tassisti chiedono da tempo, essendo un servizio sì privato ma che agisce a beneficio del pubblico, di essere maggiormente ascoltati. Noi siamo molto preoccupati per quello che sarà il nostro futuro, per la mobilità, per grandi cantieri che verranno avanti in questi periodi. Una situazione che metterà in difficoltà non solo la cittadinanza, ma le persone più disagiate, metterà in difficoltà questa categoria. Insomma, è un problema che va concertato con le organizzazioni sindacali, non va subito. E questo è quello che sta succedendo oggi a noi e è quello che succederà più avanti se non si apre il tavolo del confronto e della trattativa. Un grosso disagio per i cittadini. Scusa ai cittadini, perché il nostro
Il nostro interlocutore purtroppo non ha rispetto per noi, non ha rispetto per, molto spesso per i cittadini. Da questo punto di vista noi ci scusiamo per davvero, speriamo che, e ovviamente faremo sempre in modo che la manifestazione si svolga nel modo più corretto possibile. Però abbiamo necessità di far sentire la nostra voce e speriamo che i cittadini di Bologna siano con noi e capiscano le nostre ragioni. E contro le modalità dello sciopero dei tassisti si è schierato Mattia Santori, consigliere comunale di Bologna con delega al turismo. Non entro nel merito della protesta e delle rivendicazioni, saranno il sindaco e l'assessora a farlo, ma da cittadino e delegato al turismo, ha scritto Santori sui social, posso dire che nel 2023 vedere Piazza Maggiore invasa dai taxi, dai loro clacson è uno spettacolo indecente, la forma è sostanza, ha dichiarato Santori. Il centrodestra bolognese si schiera invece al fianco dei tassisti in sciopero e punta il dito contro l'amministrazione comunale a supporto della protesta delle auto bianche. Sono arrivate infatti le dichiarazioni di Fratelli d'Italia, Lega, Bologna ci piace, dell'ex leghista Francesca Scarano. Per l'opposizione lo sciopero di oggi è la logica conseguenza delle scelte del Comune. Cambiamo argomento, si avvicina l'inizio del processo a carico di Giovanni Padovani, il 27enne in carcere per l'omicidio dell'ex compagna 56enne Alessandra Matteuzzi, uccisa lo scorso agosto a Bologna. La prima udienza sarà il 3 di maggio, intanto dagli interrogatori emerge che il giovane assassino si dice ancora ossessionato dalla donna e chiede di essere aiutato a liberarsi da questa ossessione. Servizio. Giovanni Padovani, il calciatore 27enne arrestato per l'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi lo scorso agosto in via dell'Arcoveggio a Bologna, chiede di essere aiutato a liberarsi da quella che definisce una ossessione per la donna. Adesso che ho ben compreso che Alessandra è morta, sono cosciente che il mio gesto è stato gravissimo e che ne devo pagare le conseguenze. Vi chiedo anche di aiutarmi a liberarmi dall'ossessione per Alessandra che tuttora mi assale. Il giovane ha concluso con queste parole l'interrogatorio davanti ai PM della Procura di Bologna. Per Padovani, il prossimo 3 maggio si aprirà il processo in corte d'assise con le accuse di omicidio aggravato da stalking, premeditazione, futili motivi, legame affettivo. Anche un investigatore privato che lo stesso Padovani aveva assoldato per controllare l'ex fidanzata prima del delitto ha confermato il comportamento ossessivo del ragazzo nei confronti della donna. Di recente il 27enne è stato trasferito nel reparto psichiatrico dell'istituto penitenziario di Piacenza. Fino a quando era in carcere a Bologna, a quanto si apprende, ha ricevuto diverse lettere da donne che gli scrivevano, alcune di queste lettere le avrebbe attaccate alle pareti della cella. Poche settimane fa, intanto, altre 5 persone erano state denunciate per aver offeso sul web la memoria della vittima, facendo arrivare a una 30 il numero di haters indagati dalla polizia postale, frasi ritenute offensive e diffamatorie verso la 56enne uccisa e altre di appoggio e sostegno nei confronti di lui. Diversi commenti si concentrano sulla differenza di età fra i due, insultando lei e in qualche modo giustificando la condotta dell'assassino. Più di 30.000 prodotti cosmetici non sicuri o comunque irregolari, una 30 di lavoratori in nero sono le violazioni scoperte dalla Guardia di Finanza al Cosmoprof, la kermesse internazionale che si è conclusa ieri alla Fiera di Bologna. Vediamo. Più di 31.000 prodotti per la cura della persona e accessori cosmetici ritenuti non sicuri o non conformi alle normative sono stati sequestrati al Cosmoprof di Bologna dalla Guardia di Finanza, che ha anche individuato 30 lavoratori irregolari in diversi stand espositivi. I controlli sono stati svolti dalle Fiamme Gialle durante la 4 giorni di quello che è l'evento di riferimento per le aziende e i professionisti dei settori dell'industria cosmetica, con più di 2.700 espositori e oltre 220.000 visitatori. Le verifiche hanno riguardato il rispetto della normativa in materia di tutela del marchio, della proprietà intellettuale e della sicurezza dei prodotti. In particolare, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro, in alcuni stand riconducibili ad aziende asiatiche, 31.679 articoli di cosmetica, prodotti di bellezza e per la cura del viso, profumi, gel, lozioni, smalto e adesivi per unghie, ritenuti non sicuri o messi in vendita senza alcuna indicazione circa la provenienza e la composizione, come invece previsto dalle leggi europee. 5 imprenditori sono stati così segnalati all'autorità competente
agenti per le violazioni riscontrate e le relative sanzioni. Nello stesso tempo sono stati effettuati controlli anche per contrastare il cosiddetto lavoro sommerso. Anche qui le irregolarità non sono mancate, perché sono emerse 30 posizioni lavorative irregolari, 23 di nazionalità italiana, 4 pakistana e 3 dell'est Europa. Sono state accertate violazioni in materia contributiva e previdenziale, con la conseguente segnalazione di 5 datori di lavoro all'Ispettorato del Lavoro e all'INPS. Questi controlli della Guardia di Finanza vengono sistematicamente svolti in occasione di tutte le grandi esposizioni. Terrorismo e sicurezza. Se ne è parlato in sala borsa nel corso di un convegno promosso dalla Questura di Bologna, durante il quale è stato fatto il punto sugli strumenti di indagine e prevenzione. Sentiamo com'è andata. Un terrorismo silente, dormiente, ma non per questo meno pericoloso. L'allarme rispetto a qualche anno fa è minore, ma non si allentano le misure di prevenzione e sicurezza a Bologna come nel resto d'Italia. È quanto emerso nel corso di un convegno promosso dalla Questura, che ha avuto tra i relatori il procuratore Giuseppe Amato e il direttore centrale della Polizia di Prevenzione presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Diego Parente. Le minacce in questo momento sono delle minacce silenti, perché per fortuna il terrorismo internazionale, quindi il terrorismo di matrice islamica nel nostro territorio, non mi pare che stia ponendo in essere delle condotte particolarmente insidiose e pericolose. C'è controllo, prevenzione, e speriamo di muoverci in questa prospettiva. C'è controllo e prevenzione anche su questo mondo di sovversione che dopo il Covid e dopo la crisi economica sta caratterizzando il nostro paese. Ci sono momenti che sono qualificati e caratterizzati da manifestazioni che a tratti presentano caratteri di violenza, e anche questi sono fenomeni che dobbiamo essere in grado di contrastare, di prevenire e di verificarne la potenziale pericolosità per il futuro. Su Bologna c'è qualche allarme oppure? No, direi su Bologna non ci sono allarmi particolari. Su Bologna mi sento di poter dire che le forze di polizia fanno benissimo il loro lavoro, sia sulla piazza, sulle piazze, e diciamo non ci sono episodi particolarmente insidiosi o pericolosi che si sono verificati. A livello di sicurezza, tutte le manifestazioni per il caso Cospito vi hanno preoccupato per una degenerazione? Beh, io non parlerei di preoccupazione. Noi cerchiamo di seguire tutti questi eventi, cerchiamo ovviamente di contrastare tutte le illegalità che vengono commesse, e nello stesso tempo si cerca evidentemente di immaginare quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro. E torniamo adesso a parlare dell'incendio appiccato domenica pomeriggio ad alcuni scooter parcheggiati sotto un caseggiato di edilizia popolare in via Brigata Bolero, in zona Casteldebole a Bologna. Acer fa sapere che non c'è stato per fortuna nessun danno strutturale e che sono in corso accertamenti per capire se quei motorini fossero stati parcheggiati lì in modo improprio da persone che non ne avevano il diritto. Sentiamo direttamente le parole del presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi. In riferimento all'incendio di via Brigata Bolero, ci tenevamo a precisare alcune questioni. Intanto domenica pomeriggio siamo subito intervenuti per la messa in sicurezza del luogo con le nostre ditte incaricate del pronto intervento, e abbiamo fatto una prima verifica sugli impianti, che sono per fortuna risultati ok, e anche ERA è intervenuta e ha fatto una verifica sul sistema elettrico e anche sul sistema del gas, e per fortuna era tutto quanto ok. Siamo poi anche intervenuti ieri, quindi nella giornata di ieri siamo nuovamente intervenuti per un'ulteriore verifica. Ci sono dei corpi illuminanti ovviamente che saranno da sostituire, e anche una parte del soffitto che ovviamente è stata bruciata, che dovrà essere sostituita, e le nostre ditte sono già andate a fare una verifica in loco per capire quante pannellature devono essere sostituite. Ci tengo anche a precisare che abbiamo fatto anche una verifica strutturale, per fortuna non è stata dichiarata nessuna inagibilità, ma soprattutto per fortuna nessuno si è fatto male. Rispetto al tema sicurezza, ci tengo a dire che siamo ovviamente anche con il nostro ufficio disciplina, stiamo facendo delle verifiche sui tre scooter per capire se sono di nostri assegnatari oppure se sono di persone che hanno impropriamente parcheggiato lì sotto i propri scooter. E ci tengo anche a precisare che attendiamo ovviamente lo sviluppo delle indagini, delle
forze dell'ordine. Noi abbiamo un canale diretto sia con polizia che con i carabinieri e tutte le segnalazioni vengono girate laddove appunto si tratta di ordine pubblico e attendiamo di vedere le indagini, l'esito delle indagini delle forze dell'ordine per capire le responsabilità di questo incendio. Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo lieve, in un tamponamento a catena avvenuto in mattinata a Crevalcore sulla statale 568. A scontrarsi per cause ancora al vaglio dei carabinieri sono stati 7 veicoli tra auto e furgoni. In seguito all'incidente è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni la statale per consentire i soccorsi e i rilievi. La strada è stata riaperta dopo circa 2 ore verso mezzogiorno. Sono intervenuti anche 118 e vigili del fuoco di Bologna, oltre alle squadre ANAS. Infortunio sul lavoro a Camugnano, siamo sull'Appennino bolognese, un agricoltore di 72 anni ha perso il controllo del mezzo, si è ribaltato ed è finito in una scarpata, a chiamare i soccorsi sono stati alcuni conoscenti che stavano lavorando lì vicino e hanno assistito alla scena, sul posto attivati dalla centrale operativa del 118 è arrivata una squadra del soccorso alpino stazione Corno alle Scale ed Eli Pavullo, il cui equipaggio, supportato e aiutato dagli operatori del SAER, ha caricato a bordo l'infortunato. L'uomo è stato così trasportato all'ospedale per ricevere le cure del caso, presente anche l'ambulanza di Val di Sambro. Cambiamo argomento. Dopo la pandemia sono stati moltissimi i medici di famiglia che hanno deciso di andare in pensione. Oggi a Bologna, ma ancor più in Appennino, si rischia che 50.000 cittadini restino senza l'assistenza primaria. È un tema che riguarda ad ampio raggio il mondo della sanità ed è probabilmente uno dei temi che, diciamo, indirettamente porta anche tante persone ad affollare in questi ultimi mesi, è proprio il caso di dirlo, i pronto soccorso cittadini. Ma l'AUSL rassicura, vediamo. Medici di base cercasi disperatamente, potrebbe essere questo lo slogan più che mai azzeccato di una situazione che si sta delineando sia per colpa di un overbooking di pensionamenti nella categoria dei camici bianchi e sia per una criticità ormai divenuta fisiologica nel corso degli anni in alcune zone più estreme dell'Appennino. Concomitanze sfavorevoli o coincidenze che siano, 50.000 pazienti dell'area metropolitana nei prossimi mesi rischiano seriamente di ritrovarsi senza l'assistenza di base. A Bologna il territorio è suddiviso in zone e ad oggi sono 48 quelle rimaste senza un medico titolare. Più problematica invece la situazione in Appennino, dove molti paesi sono rimasti tuttora senza l'assegnazione di un medico curante, complice anche il fattore determinante delle richieste di pensionamenti. L'AUSL di Bologna comunque rassicura e garantisce una risoluzione in tempi brevi. La situazione è sotto controllo da parte dell'azienda e noi ci impegniamo affinché nessuno resti senza il medico in medicina generale. Ci sono delle soluzioni alternative, sappiamo benissimo che ci sono delle zone, soprattutto nell'area dell'Appennino, dove si fa difficoltà a ingaggiare stabilmente un medico di medicina generale. Abbiamo delle soluzioni alternative, ne parleremo anche con i sindaci la prossima settimana e scontiamo una situazione di grave carenza a livello nazionale, quindi chi va più in difficoltà non sono tanto i centri urbani più attrezzati, più popolosi, ma sono le zone periferiche, quindi immaginare anche dei modelli organizzativi più elastici e flessibili possono continuare a dare la risposta ai cittadini. Noi lavoriamo per questo, siamo sicuri che troveremo delle soluzioni adeguate per garantire l'assistenza primaria ai cittadini. Tra le soluzioni alternative prospettate dall'AUSL c'è sicuramente quella di chiedere ai medici che hanno già raggiunto l'età pensionabile di restare in servizio oltre i 70 anni, come prevede ora la legge. Altra ipotesi percorribile è quella di istituire una guardia medica diurna che garantisca ai pazienti almeno 6 ore di attività nei paesi scoperti. Al di là delle soluzioni tampone, però, è evidente che il sistema sanitario è messo a dura prova ed ha certamente bisogno di ulteriori rinforzi per rinsaldare le fila dei medici di base. Una importante donazione da parte del gruppo Despar permetterà all'ospedale Bellaria di Bologna di acquistare un apparecchio diagnostico ad alta tecnologia. Il servizio.
un assegno da oltre 35.000 euro a sostegno della Breast Unit dell'ospedale Bellaria di Bologna, che permetterà di comprare un nuovo ecografo ad alta tecnologia utile anche per la diagnosi dei tumori della mammella. L'importante donazione arriva da un'iniziativa di solidarietà promossa da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar. La consegna simbolica si è svolta allo spazio donne al centro, al secondo piano dell'ospedale Bellaria. Con i fondi raccolti Despar noi andremo ad acquisire un ecografo ad alta tecnologia che andrà a sostituire un vecchio ecografo dell'ambulatorio fondamentale principale della chirurgia senologica qui all'ospedale Bellaria. L'ecografo è uno strumento fondamentale in senologia, non solo per la radiologia, ma anche per la clinica, quindi la chirurgia e l'oncologia. Quindi io mi sento di ringraziare veramente molto il direttore regionale della Despar, che ha avuto questa iniziativa assieme al nostro direttore generale Paolo Bordon, ma anche tutte quelle persone che durante la loro spesa Despar hanno pensato di lasciare un contributo per la nostra Breast Unit, che è oggi la Breast Unit Bologna Metropolitana. È un'iniziativa che ci ha visto operare anche fuori dalla provincia di Bologna, in tutti i nostri negozi insegna Despar, Eurospar e Interspar della regione, quindi da Parma a Misano Adriatico. Una raccolta fondi che ha dato grande soddisfazione, perché ha consentito sostanzialmente di dare un supporto concreto a una realtà d'eccellenza del nostro territorio. Per questo dobbiamo ringraziare tutti i nostri clienti e anche tutti i nostri colleghi di punto vendita, che sono i primi sostenitori di queste iniziative. La rivoluzione digitale nel mondo del lavoro aiuterà o svilirà le professioni del futuro? Se ne è parlato in un convegno dei Lions ospitati alla Prefettura di Bologna. Quando la rivoluzione digitale avrà compiuto il suo corso, forse, ma solo allora, grazie agli aggiornamenti professionali, verrà restituito al mondo del lavoro quella quota presumibilmente alta di persone che sono rimaste al palo a causa dei continui mutamenti del mercato. Ma sarà già tempo di un'altra rivoluzione, grande o piccola. Fatto sta che per discettare di rivoluzione 4.0 la prefettura ha voluto ospitare l'ultimo meeting dei Lions bolognesi. Certo, oggi si parla di un tema molto molto importante, perché peraltro è legato a quello che è la paura del futuro, la paura del lavoro, la paura della dispersione del lavoro, una paura che ha accompagnato l'essere umano in tutto l'arco della sua storia, e anche la mia generazione all'inizio degli anni 90 un po' l'ha vissuta questa paura di rimanere senza lavoro. Oggi il tema si ripropone perché alla luce di queste grandi innovazioni, di questi grandi cambiamenti tecnologici, c'è il rischio di rimanere senza lavoro. E il rischio che la macchina possa sostituire l'uomo nel fare ciò che l'uomo ha sempre fatto, cioè lavorare. E quindi questo è uno dei motivi della condizione umana del terzo millennio e delle paure del terzo millennio. Noi non ci fermiamo qui ovviamente solo sull'impatto che avrà l'intelligenza artificiale e le tecnologie sulle aziende e sulle professioni. Ovviamente il tema è molto sentito, però in questo momento noi ci occupiamo di questo, del lavoro. Successivamente magari in un'altra occasione proporremo altri temi che ovviamente saranno a contatto. Non dobbiamo trascurare che l'intelligenza artificiale e le tecnologie avanzate impatteranno nell'ambito sanitario, nell'ingegneria, quindi in tutti gli ambiti. Poi, tra l'altro, neanche a farlo apposta, ieri sera si è parlato in una trasmissione televisiva proprio di come l'intelligenza artificiale associata agli algoritmi crea una dipendenza, per esempio, nei device dei ragazzi, eccetera. Quindi che sono temi veramente molto delicati, affrontarli tutti insieme è molto difficile, però noi pezzo per pezzo costruiremo questo percorso finché l'intelligenza artificiale avrà una sua etica, quindi sarà sempre l'uomo che guiderà l'intelligenza artificiale. E sempre a Bologna questa mattina si sono incontrati i procuratori europei delegati. La riunione si è svolta nella caserma dei Carabinieri. Sentiamo. I fondi PNRR che l'Europa ha destinato anche all'Italia al centro dei temi che riguardano la Procura europea, che tra i compiti ha quello di indagare, perseguire i reati quali frodi, corruzione e riciclaggio che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. È proprio i procuratori italiani delegati che fanno capo alle nove sedi del territorio nazionale si sono incontrati a Bologna per fare il punto della situazione. Ad accoglierli il comandante dei Carabinieri Rodolfo Santovito.
La Procura europea è uno strumento che ha una sua efficacia operativa a partire dal 2017. E l'ARMA, sin dagli esordi di questa Procura europea, ha offerto ai magistrati che la compongono, provenienti insomma dai ranghi della magistratura ordinaria, del personale altamente specializzato e per competenza e per conoscenza della lingua inglese proprio a supporto dell'attività investigativa. È uno strumento anche estremamente moderno, mi si lasci dire, perché consente non soltanto di superare alcune prassi burocratiche in tema invece di cooperazione internazionale e direi che è un ufficio di procura immediatamente accessibile ai cittadini anche in via diretta, proprio andando sul sito della Procura europea i cittadini trovano un facsimile per in qualche modo formulare le proprie segnalazioni. Noi come Arma dei Carabinieri naturalmente parteciperemo con grande interesse a questo momento con i comandanti delle compagnie e tutti gli ufficiali del reparto operativo, quindi tutti coloro che in qualche modo sono preposti a unità organizzative dell'Arma che svolgono le attività di indagine. Siamo molto contenti che a questo importante evento parteciperanno anche i rappresentanti delle altre forze di polizia operanti nel capoluogo felsineo. Quarta edizione di Progetto Portici, ovvero gli studenti delle belle arti che aprono cantieri cittadini di recupero della storia e della bellezza della città. Al servizio. Tre istituzioni e un patrimonio. Il patrimonio è quello ricchissimo, naturalmente, di carattere artistico-culturale della città di Bologna. Le tre istituzioni coinvolte invece sono la Regione e il Comune, enti locali e l'Accademia dei Belle Arti e Università di Bologna. Per valorizzare, si chiamerà il progetto, si chiama Città dei Portici, per valorizzare, anche la recente nomina di Bologna, dei Portici di Bologna, quale patrimonio UNESCO. Questa iniziativa è molto importante perché il riconoscimento dell'UNESCO non è una medaglia da sfoggiare, è un impegno che Bologna si prende col mondo di tenere bene i suoi portici. Quindi questa esperienza di cantiere scuola che l'Accademia di Belle Arti farà con il finanziamento della Regione, di recupero di un portico di via Belle Arti oggi pieno di graffiti e molto malmesso, è un'esperienza esemplare che speriamo sia imitata e diventi una specie di epidemia di pulizie nei portici della città. E assieme a questo abbiamo il portico di legno di via Marsala. Si sa che Bologna conserva ancora alcuni portici con le colonne di legno che sono preziose, sono fonte di stupore per i bolognesi, figuriamoci per i turisti, e dunque anche lì faremo un'esperienza esemplare di restauro. È una cosa importantissima per la nostra scuola, per l'Accademia, con una ricaduta sui corsi, sui percorsi formativi e sugli studenti di grande portata, perché è quel passaggio in più rispetto allo studio accademico. Dall'Accademia si passa alla pratica, si passa a una sperimentazione di un mestiere sostanzialmente. Quindi sono coinvolti ben 4 corsi. Il corso di restauro, graphic design, linguaggi del cinema audiovisivo e didattica dell'arte. Più di 70 ragazzi lavoreranno in questi 5 cantieri. Con cantieri intendiamo, abbiamo usato un termine generico, sono 5 attività importantissime, interrelate fra di loro, correlate fra di loro, che mettono alla prova tutti questi ragazzi. Bologna è una città felice, tra le più felici al mondo, a dirlo è un'indagine curata dall'Institute for Quality and Life and Happy City Club, City Hub, scusate, che realizza ricerche di questo tipo sulla qualità della vita nel mondo, considerando diversi fattori. Bologna, tra le città più felici al mondo, si colloca insieme a Milano e Roma per l'Italia nella terza fascia e guadagna una medaglia di bronzo. E noi, felicemente, facciamo una pausa tra poco. L'intestino è tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probiotica Mente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotica Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia.
tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni. Magica Parrucchieri è molto più di un hairstylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma, in farmacia. Buonasera, mi dica tutto. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, posso aiutarla? A noi dell'Aventura Elettrodomestici di Casalecchio di Reno piace servire la gente, piace stare con la gente. Ma che pazienza, signora, con questi uomini. La staga buona, la staga buona. Signora, mi scusi, ho sbagliato la misura. Ma dov'è il problema? Noi gliela cambiamo. Le do una mano. Per questo Ventura Elettrodomestici di Casalecchio di Reno, da 60 anni e sempre, affidabilità! Aspirnova. Progetta, costruisce, installa. Da oltre 30 anni operiamo nel settore dell'aspirazione industriale con l'obiettivo principale di trattare le emissioni di sostanze inquinanti e potenzialmente esplosive all'interno e all'esterno del luogo di lavoro. Progetta e produce impianti di aspirazione e filtrazione aria per il trattamento di fumi, polveri, nebbie oleose prodotte da diverse lavorazioni. Li installa, li collauda e offre un servizio di manutenzione periodica straordinaria. Le nostre mission sono salute, sicurezza sul lavoro, ambiente. Aspirnova, i sarti degli impianti di aspirazione. Cerchi un'assicurazione auto semplice, veloce e conveniente? Fai un preventivo su allianzdirect.it. Polizze auto a partire da 161 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo sul sito. L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Allora, di nuovo in studio con ETG per un'ultim'ora. Ci stanno giungendo in questi minuti immagini direttamente da Via Rivareno. Siamo in Via Rivareno a Bologna, all'altezza della pizzeria Michele Emma, all'interno della quale si sarebbe sviluppato un incendio. Sono immagini che stiamo vedendo in questo momento per la prima volta, quindi proprio giunte in questo momento. Le commentiamo insieme. Incendio, ripeto, in una pizzeria, nella pizzeria di si chiama Michele Emma, almeno prendete le nostre informazioni col beneficio del dubbio, l'insegna ci pare assolutamente quella. Vigili del fuoco e forze dell'ordine in generale, abbiamo visto anche qualche ambulanza, eccole qui sul posto. Ovviamente anche il traffico è stato deviato per consentire ai mezzi di soccorso il pieno intervento. Pare che uscisse fumo dallo scantinato della pizzeria. Immaginiamo che magari a quest'ora non fosse molto piena, diciamo, non dovesse essere piena di clienti. Le condizioni comunque ci sembrano di tranquillità e di calma, non immaginiamo vi fossero persone coinvolte. Evidentemente vi daremo nuovi aggiornamenti nei prossimi notiziari, nei prossimi appuntamenti informativi, e non dimenticate il nostro sito internet sempre aggiornato. Prima di chiudere, Alberto Tomba, Vincere in salita, il titolo del docufilm prodotto dalla Rai che sarà trasmesso in prima serata venerdì su Rai 3. Per una volta parliamo della concorrenza, ne vale la pena, vediamo. Ha scelto la sua Bologna al cinema Galliera di via Matteotti per la prima del docufilm sulla sua indimenticabile carriera da sciatore professionista. Alberto Tomba, indimenticato campione dello sci alpino, non tradisce l'amore per la sua città e arriva alla prima del suo docufilm insieme alla famiglia. La mamma Maria Grazia, la sorella Alessia, immancabile poi i suoi tifosi di sempre, il Tomba Club con Loris, Claudio, Alberto, Max, Floriano e tanti altri. E a casa Alberto, e dalla poltrona del cinema, vede per la prima volta il documentario sulla sua leggendaria carriera, realizzato dalla Rai. 25 anni dal ritiro, sono passati 40 dalla prima garetta che vincevo fisse, 28 dalla Coppa del Mondo,
un grande mese, era febbraio e marzo, mi ricordo quel 15 marzo dell'addio a Canal Montanà, ricordi indelebili, da commuoversi. Il racconto lo fa in prima persona mentre percorre con gli sci un sentiero in salita, lui che nella discesa è il re incontrastato. Parlano i suoi allenatori, Gustav Töni, Flavio Roda, i suoi amici nel mondo dello sport come Roberto Mancini, i suoi avversari come Marc Girardelli. Ne escono 90 minuti densi di emozioni in cui le immagini di oggi si mescolano ai filmati sgranati di ieri. Si elencano le sue mitologiche vittorie, 50+1 in Coppa del Mondo, le medaglie mondiali e quelle olimpiche, e si parla anche dei trofei sfuggiti per un soffio, come la Coppa del Mondo generale finita a Zurbriggen, ma che in realtà portava il nome di Alberto Tomba. Sì, ma non solo da lui, da qualcun altro anche ce l'hai. Ormai straconosciuto il racconto di quando Alberto fermò il Festival di Sanremo, lui scherza facendo il paragone con oggi. Sappiamo già tutti, ormai ogni volta, ogni anno, comunque una volta era un peccato fermarlo, era da fermare oggi. E a proposito di oggi, a margine Tomba parla degli attuali componenti della squadra azzurra di sci. Ma complimenti alle donne, anche qualcuno, un grande casse nelle discipline veloci, si stavano riprendendo, era la stagione già finita, anche di Nazar in slalom, e aspettiamo fino a Cortina, ci sono degli anni importanti davanti, aspettiamo tutti l'erede che non si sa quando arriverà. Alla fine qualche lacrima per Alberto, pure lui si commuove un po' rivedendo quelle immagini, e quando le luci si riaccendono sono i suoi tifosi ad intonargli un coro ancora una volta. E con la commozione del campione noi ci fermiamo, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.